Incontro a casa tua è il nuovo servizio di consegna a domicilio del ristorante Incontro. Scegli dal menu online quello che preferisci. Ordina e regalati una gustosa giornata. Consegniamo a casa tua in totale sicurezza. www.ristoranteincontro.it. Incontro a casa tua. Scegli. Chiama. Gusta. Mercoledì 10 giugno 2020, benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Antonio Guarini per voi in studio quest'oggi. Cominciamo con le notizie odierne. Covid-19, ancora contagio zero in Irpinia. L'ASL Avellino nella serata di ieri ha comunicato che su 309 tamponi analizzati dall'Orno Moscati di Avellino, dall'Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e dall'ospedale Cotugno di Napoli non risultano nuovi casi positivi al Covid-19 nella provincia di Avellino. Un solo nuovo caso positivo è registrato nella giornata di ieri in Campania. Reparto Covid Ariano, dopo la tempesta si apre un nuovo capitolo. Dedizione, forza e tanto coraggio, è questa la ricetta degli operatori del reparto Covid dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, che finalmente ha chiuso. Dimessi tutti i pazienti, si lavora ora alla sanificazione degli ambienti per restituire il reparto di medicina e lungodegenza. La squadra, coordinata dal direttore Anna Maria Bellizzi, ha lottato per 3 lunghi mesi senza sosta ed ora si prepara a tornare alla normalità. Un ringraziamento ai medici e infermieri del reparto Covid lo hanno rivolto ai reparti di cardiologia e il suo direttore Gennaro Bellizzi, che non ha esitato un istante ad offrire il proprio sostegno e la propria abnegazione, garantendo sempre presenza, professionalità e presenza umana al reparto di neurologia, che con competenza e coraggio ha collaborato e sostenuto la medicina Covid. Condotta a rotta, Irpini e Sannio senza acqua. Sono 33 i comuni irpini e sanniti coinvolti dal disservizio per una condotta dell'acqua rotta. Rubinetti a secco in numerosi comuni irpini e sanniti. Lo rende noto l'Alto Calore Servizi, che ha informato le varie amministrazioni comunali coinvolte dal guasto, che ha causato lo stop all'erogazione idrica in queste ore. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Tra i comuni interessati, anche Ariano Irpino. Unione dei Fori Regionali, Marcello Luparella è vicepresidente. L'avvocato arianese Marcello Luparella è stato eletto vicepresidente dell'Unione dei Fori della Campania. L'avvocato Luparella è impegnato nelle attività riguardanti la politica forense. Da quando è stato soppresso il foro di Ariano, infatti, lavora in maniera incisiva al contrasto della decisione, assunta a livello nazionale, nell'ambito dell'aggiornamento della geografia giudiziaria. Dopo la soppressione del Tribunale arianese, tutti i professionisti iscritti all'Ordine di Ariano Irpino sono passati di ufficio sotto la competenza dell'Ordine di Benevento. Luparella, infatti, nell'Unione dei Fori Regionali rappresenta la classe forense di Benevento. Zona Franca, la comunità montana al fianco di Ariano. La comunità montana UFIT ha chiesto di includere Ariano Irpino tra le zone che possono usufruire delle agevolazioni. L'ente è presieduto da Giuseppe Leone, con il vice Nicola Luigi Norcia. La giunta, con delibera numero 83 del 4 giugno 2020, ha deliberato di far voti al governo perché in fase di conversione del decreto legge numero 34 del 2020 riformuli l'articolo 112, onde includere il territorio del comune di Ariano Irpino tra le zone rosse e consentire l'istituzione in Ariano Irpino di una zona franca urbana. È doveroso da parte nostra dimostrare tutta la vicinanza possibile alla comunità di Ariano Irpino. Ci auguriamo che il governo centrale possa tenere conto anche della nostra istanza, ha affermato Leone. Napoli Canosa, intervento dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti subito dopo le 17 di ieri, martedì 9 giugno, sull'autostrada Napoli Canosa, nel tratto del comune di Monteforte Irpino, in supporto alla polizia stradale e all'ASL, per l'effettuazione dei rilievi sul posto dello scenario conseguente ad un incidente sul lavoro capitato a un operaio di 31 anni, originario di Lago Negro. Il ferito è stato trasportato dagli operatori del 118 in ospedale per le cure del caso. E concludiamo con lo sport. Avellino, Capuano ci crede, ce la giocheremo. I biancoverdi si stanno preparando per la disputa dei playoff promozione di Serie C, che scatteranno il prossimo 1 luglio. Come Avellino si sta procedendo sempre in maniera individuale, nel pieno rispetto delle regole, per quanto sia un protocollo difficile da applicare. Mi auguro e sono convinto che anche gli altri stiano facendo altrettanto. Se qualcuno pensa che l'Avellino sarà la vittima sacrificale, si sbaglia di grosso. Queste le parole di Ezzolino Capuano, allenatore dell'Avellino. Con questa notizia chiudiamo l'edizione di oggi. Vi ricordo che potete seguire i nostri aggiornamenti sul sito www.cittadiariano.it, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e sul nostro canale ufficiale YouTube. Da Antonio Guarini, grazie per l'attenzione. Vi do appuntamento all'edizione di domani, sempre alle ore 13.